Madame X, un titolo particolare per un dipinto particolarmente intrigante. La donna ritratta è Virginie Amélie Avenue. È impassibile in una posa austera, apparentemente distratta, con la pelle lattiginosa, un corpo sinuoso, il naso sottile, appuntito. Ostenta un'eleganza non tanto fornita dal costoso abito scollato che indossa, ma dal portamento regale, dallo stile che emerge da ogni curva del suo corpo. John Seager Sargent realizzò l'opera dopo una serie di tentativi che non considerò di buona qualità. Forse distratto dalla bellezza di Amélie, Sargent non riusciva a trovare la posizione giusta nella quale ritrarla. Realizzò moltissimi schizzi, diverse prove di colore, tentò svariate pose, senza mai essere pienamente soddisfatto. Alcuni disegni presentano la donna seduta su un sofà, con la testa alzata o con il capo adagiato sul divano. Poi la decisione di dipingere in piedi, di profilo e con lo sfondo scuro. Un vestito di velluto con spalline impreziosite da un ventaglio nero e tra i capelli una mezzaluna di diamante. Proprio le spalline causarono a Sargent e ad Amélie una serie di problemi. Non fu tanto la sensuale scollatura e la probabile mancanza di biancheria intima a provocare uno scandalo al Salon di Parigi del 1884, dove il quadro venne esposto, ma la spallina scivolata sul braccio. Oggi viene quasi da sorridere a pensare che questo particolare possa aver provocato oscenità, ma nella Parigi di fine Ottocento le cose andavano decisamente in maniera diversa. Persino il quotidiano Le Figaro si occupò della faccenda facendo elucubrazioni sul significato di quella spallina cadente e di cosa successe dopo che il pittore posò i pennelli e la donna si rilassò dalla sua posa. La fantasia dei parigini prese il galoppo e il pittore e la musa diventarono amanti, mentre il marito di lei, un ricco banchiere, si trovava fuori città. Le critiche caddero copiose sui due, tanto che Sargent si vide costretto a modificare l'incriminata spallina riportandola sulla spalla e successivamente a ritirare il dipinto dal salone. Amélie, profondamente offesa dai giudizi ostili, sparì di scena e successivamente tentò a fatica di inserirsi nella società dell'alta aristocrazia che l'aveva tanto criticata. Un vestito scollato con una spallina cadente, la pelle perlacea da provocare la sensazione di nudità, l'idea della mancanza di biancheria intima, il sospetto di una relazione tra pittore e modella risultarono inadatte alla morale dell'epoca, ma ingredienti perfetti per adombrare un quadro di grande bellezza e innocua sensualità.